Bentornati nella mia libreria. Oggi siamo qui per parlare di un libro scritto sulla mia regione, l'Abruzzo, la regione più bella che ci sia per me, ovviamente, non per tutti. E la mia regione mi dà motivo di orgoglio perché abbiamo il mare, le montagne, tantissima natura bellissima, abbiamo tutto, abbiamo buon cibo, quindi se volete venire a trovarci, noi qui vi aspettiamo a braccia aperte perché l'Abruzzo è ospitale. Si dice il motto Abruzzo forte e gentile, perché noi siamo forti e gentili. Ok, dopo la pre del mio cuore abruzzese, vi presento il libro che appunto voglio recensire oggi. Il libro in questione è Abruzzo esoterico e occulto di Federica Baldi. L'Abruzzo è una terra vasta. Innanzitutto direi che è diviso in due fazioni, perché c'è un po' di rivalità tra Pescara, che è da dove provengo io, e Chieti, che è il paese che ha sempre ospitato mia nonna dalla nascita, perché abbiamo due modi differenti di pensare, oltre che due dialetti completamente diversi, perché qui si sa che ogni posto dove vai, ma anche a Teramo, il dialetto è completamente diverso. Però tra Abruzzo e Chieti c'è sempre stata rivalità anche calcistica. Io premetto che non ho rivalità per nessuno. A me piace Pescara, piace Chieti, indistinto. Anzi, ad Atessa, che è uno dei paesi in cui è ambientato anche questo libro, perché questo libro prende vari paesi, varie credenze popolari che si tramandano da tanti anni. E ad Atessa, appunto, questo paese, io ci sono cresciuta, c'ho una cugina cara, c'ho altri parenti molto cari, tutti parenti di mia nonna, dal ramo di nonna materna, è bellissimo. E la storia che si narra qui, infatti, la conoscevo, perché una volta Atessa era divisa in Ate e Tixa e c'era un drago che predominava la città. E addirittura nella chiesa pare ci sia la costola del drago. Nella chiesa di San Leucio, per l'appunto, dicono che c'è questa costola di drago, che però molto probabilmente è una costola di balena, perché una volta Tessa era sommersa dall'acqua, come quasi tutta la nostra regione che nel passato era sommersa d'acqua. Diciamo che quasi tutte le credenze popolari abruzzesi sono legate al cristianesimo, ma questa è una falsità, perché in Abruzzo c'è una cultura molto timorata, molto credente, però in realtà è il cristianesimo che ha distrutto tutti i nostri tempi pagani, perché dovete sapere che su ogni chiesa abruzzese costruita c'era un tempio pagano in precedenza. E difatti in questo libro proprio ti viene a spiegare l'autrice Federica Baldi che ci sono dei riferimenti ancora, a parte vabbè massonici, che si sa quelli sono un po' ovunque, ma ci sono dei riferimenti pagani proprio nelle chiese cristiane, dove hanno edificato tipo San Giovanni in Venere, per fare un esempio, che si trova vicino a una località bellissima che è San Vito, dove si va a mangiare il pesce, dove si va al mare, c'è un mare bellissimo. Vicino lì c'è questo San Giovanni in Venere, che è un'abbazia molto grande, anche molto bella da vedere. Però questa abbazia in realtà si chiama San Giovanni in Venere perché era un tempio di Venere nel passato e lì era venerata appunto Venere, che poi hanno distrutto i cristiani e hanno costruito al di sopra questa abbazia. Però nella parte sotto, dove io sono già stata effettivamente, c'è questo tempio che è rimasto diciamo com'era, tra tante virgolette, perché poi si sa che col passare del tempo le cose cambiano. Ci sono molte leggende. C'è quella di Rocca Scalegna, che è bellissima, è la leggenda con cui sono cresciuta. Il castello di Rocca Scalegna è una delle mie fortezze preferite. Ora ve lo mostro. Ci sono delle foto bellissime in questo libro. Questo
questo è il castello di Rocca Scalegna, che è appunto un castello su una rocca. Sui miei profili personali io ho messo le foto di Rocca Scalegna perché la amo, cioè è una delle rocche più belle che ci siano. Vabbè, era formata ovviamente sulla rocca per non farsi attaccare, però è rimasto un clima di mistero, di misticismo intorno a questo castello, perché la leggenda narra che c'era il conte Corvo de Corvis, che sì, vabbè, quello è il nome, che voleva che le prime nozze di ogni fanciulla che si sposava nel paese di Rocca Scalegna venissero consumate nel suo castello con lui, e quindi ogni fanciulla doveva passare dalle sue grinfie, diciamo. Però una volta non si tramanda bene la storia, nel senso che non si sa se sia una sposa stufa di queste cose che dice no, io non ci sto, o un marito travestito da sposa che comunque, immettendosi nel castello di notte, al momento del quasi amplesso, va lì e uccide il conte con una coltellata e muore, e finisce questa storia orribile, direi. Però questa è una storia che mi ha sempre affascinata fin da bimba, anche perché qui si tramandano un sacco, c'è tanto nella mia regione di sentito di tramandare le storie vecchie. Poi la cosa che mi fa ridere tantissimo dell'Abruzzo è che è un popolo timorato da Dio, è un popolo cristianissimo che però crede nelle streghe, e che magari si tramandano anche le arti stregonesche, curative, naturalistiche, tutte queste cose qui si tramandano nelle famiglie. Però non sia mai tu sfori un po' dal cristianesimo. Tralasciando questo, questo libro, tra parentesi, parla anche del satanismo come in realtà non una setta, ma un ramo religioso che si rifà su Lucifero, l'angelo caduto dal cielo, che si è ribellato a Dio. Perché giustamente, come si sa in tante storie, il giornalismo italiano, ma anche estero, prende sempre a esempio il satanismo acido, che sarebbero quelle persone che si nascondono dietro il satanismo facendo messe nere, che poi i satanisti veri non fanno messe nere, ma semplicemente venerano Lucifero, cosa io sinceramente mi dissocio, ma perché non credo. Però effettivamente il giornalismo prende sempre quelle persone che si nascondono dietro a questo nome per commettere atti impuri, per violentare la gente, per uccidere, per appunto ribellarsi contro il cristianesimo e tutte queste cose qui. Quelle sono persone esaltate, come esistono esaltati in chiesa, come esistono esaltati nei tempi e in tutte le parti e in tutte le religioni. E qui lo spiega, anzi prende un bel capitolo questa cosa. Io sinceramente, come ho già detto, mi dissocio da questa cultura, ma perché non è la mia, però ho trovato interessante leggere qualcosa perché è spiegato molto bene e fa capire che non tutti quelli che professano una religione diversa sono in realtà persone cattive. Poi abbiamo tante storie anche legate a Serra Monacesca, perché Serra Monacesca è una delle è un'abbazia molto antica, e ora vi mostro anche qualche foto, perché questo libro costa 14 euro, ma in realtà è pieno di foto a colori, ha delle pagine bellissime. Cioè, per me il prezzo lo vale tutto, davvero tutto, credetemi. Allora, questo è San Giovanni in Venere, che appunto era il tempio di Venere qui, prima di costruire questa chiesa. Ah, poi si parla del miracolo eucaristico. Il miracolo eucaristico è un'altra cosa molto sentita dai cristiani. La storia narra che una donna portò a casa l'ostia, la mise sul fuoco e diventò carne. Questo divenne un miracolo, e poi hanno fatto questo grande miracolo eucaristico che io sono andata a visitare varie volte con la mia famiglia. Vediamo qualche altra foto carina, magari una delle più belle, diciamo. Non mi ricordo che c'erano tante, ma infatti è pieno, cioè non so se si nota, è pieno di foto questo libro. Questa è la festa pagana dove si celebrava il raccolto e le fave.
dove si faceva un rituale di cottura delle fave. Si fa ancora, ma si è spostato da dicembre ai mesi più estivi perché faceva sempre freddo. Io questo non l'ho mai visto e non l'ho mai assistito. Però una cosa che ho fatto. Ah, guardate quanto è bello Montebello del Sangro, che non ci sono mai stata. Una cosa che festeggio sempre, 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 è questa. La famosa notte di San Giovanni Battista, che in realtà era la festa di Lita, la festa pagana di Lita, era la festa del raccolto e ci sono varie usanze in questa festa, ma sono ancora sentite da tutto il mondo perché in realtà i cristiani hanno copiato la festa pagana a pieno, quindi si fanno le stesse celebrazioni e gli stessi riti pagani. E uno di questi è il più famoso. Si fa in tutta Italia, ho visto. La notte del 24, che sarebbe la notte del San Giovanni Battista, ma la notte di Lita, si mettono dei fiori e delle erbe nel bagno della prima rugiada, che si colgono appunto il giorno prima, insomma. Si fa bagnare dalla rugiada perché si dice che la prima rugiada del mattino di questa notte è molto potente, cura i capelli, la caduta dei capelli, cura la pelle. E ci si fa il bagno, insomma, con questa acqua di rugiada con fiori e erbe. Io questo lo faccio sempre, una cosa che adoro da molti anni. E poi ci sta di mettere un uovo nell'acqua. Se l'uovo esce a barchetta con le vele, allora ti predice il futuro. Se sei una giovane ragazza e vai in cerca di fidanzato, ti fa vedere il volto del tuo amato o ti dice se andrà a buon fine o no un fidanzamento. Poi nella notte precedente si colgono le prime erbe bagnate di rugiada, quindi ci sono tante ritualistiche. C'è il rituale del fuoco, di accendere un fuoco per purificare l'ambiente. Ci sono tante ritualistiche pagane in realtà che si fanno ancora qui in Abruzzo, anche se vengono spacciate per cristiane, perché poi il cristianesimo si è impossessato di tutto il paganesimo dell'Abruzzo. Questa cosa mi dispiace perché ci sono veramente tanti riti, tante usanze, tante credenze veramente sentite, che però vengono fatte un po' superficialmente e non si prendono più come una volta alla lettera, cioè è più diventata una moda, quando invece a me piace tantissimo questa tradizione. Questo libro ha davvero tantissimi argomenti, c'è da dire che è una toccata e fuggi per ogni argomento perché è una paginetta, due, tre, ma scritto molto grande, quindi è una cosa molto veloce, infatti l'ho letto velocissimamente. Però in realtà è uno dei pochi che abbiamo che ci tramandano le nostre tradizioni, quindi comunque l'ho apprezzato tantissimo, anche se mi sarebbe piaciuto un pochino di più gli approfondimenti su questi argomenti. Comunque lo consiglio lo stesso a tutti, soprattutto a chi è abruzzese e vuole conoscere un po' le sue tradizioni, perché purtroppo non essendoci, soprattutto verso noi giovani, io ho una famiglia molto tradizionale, quindi conosco tantissime cose, ma adesso si è un po' persa questa cultura. Mi piacerebbe riaffiorasse un po' anche grazie a questi libri, o comunque che i giovani si avvicinassero un po' alla nostra cultura, perché l'Abruzzo è un paese di meraviglia, è un paese esoterico ed è un paese ricco di miti e leggende, cosa che si è un po' persa negli anni, ma che bisogna riportare a galla. Tipo, noi abbiamo una festa importante che è la notte dell'Ilex, che rievoca il Medioevo. Questa festa c'era anche a Santo Stefano del Sessanio una volta, era la mia festa preferita, io ci andavo ogni anno, poi purtroppo non è stata fatta più, poi col terremoto ora è tutto bloccato. Però già questo riportare un po' di medievale, un po' di tradizione si parlava, oppure c'era anche all'Aquila, ora che mi sto ricordando, la notte delle streghe, che è bellissima. Quest'anno purtroppo non si è fatta, ma io solitamente ci vado a Castel del Monte, questa notte delle streghe, che è una cosa di stupendo, dove ti riporta le tradizioni delle famose pantafiche di una volta, di cui ne parlai già nel libro che ho letto di David Ferrante. Ora non mi ricordo tutti gli autori degli scritti, però David Ferrante si cura di queste cose e ha fatto due libri finora, uno sulle pantafiche e uno sui miti e le leggende di Abruzzo. Io vi consiglio di dargli uno sguardo perché sono molto validi.
Però ragazzi, cosa posso dirvi? Sia se siete abruzzesi, sia se non lo siete, io questi libri ve li consiglio. Anche questo mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Se vi può interessare l'argomento, se avete domande, qualsiasi cosa, scrivetemi pure in privato, commentate qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto dalla mia libreria. Un bacio dall'Abruzzo. Ciao!